Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda, dal lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi partiamo dal conflitto in Ucraina con le dichiarazioni del Cremlino che ha sottolineato la guerra ibrida con l'Occidente durerà a lungo, intendendo non solo la guerra sul campo, ma anche quella politica ed economica. E dall'Ucraina invece il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente cinese Xi Jinping a Kiev, pronto a parlare con lui. Intanto gli Stati Uniti sostengono un tribunale speciale per i crimini russi e la risposta di Mosca è stata lasciamo che si divertano. Passiamo all'Italia, dove a Novara è scoppiato un enorme incendio nell'azienda Chemi che tratta solventi chimici. Dalla zona industriale si è elevata un'altissima colonna di fumo nero e sono state udite diverse esplosioni, probabilmente dovute allo scoppio di alcuni tombini. La zona è stata immediatamente evacuata, i 30 operai che si trovavano al lavoro al momento dello scoppio dell'incendio sono tutti salvi. Per la politica, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto bollette. Il provvedimento contiene misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia e interventi in favore del sistema sanitario per quasi 5 miliardi di euro. Per il gas sono confermati per il secondo trimestre del 2023 la riduzione dell'IVA al 5% e l'azzeramento degli oneri di sistema. Prorogato al 30 giugno anche il bonus sociale per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e tra le novità anche l'incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini senza limiti di reddito che partirà ad ottobre. E chiudiamo il notiziario di oggi con una notizia che arriva da una città al confine tra Stati Uniti e Messico, dove nella notte tra lunedì e martedì si è verificata una strage in un centro di raccolta di migranti. Il bilancio è quello di 39 morti e 29 tra feriti ed ustionati gravi. Nelle ultime ore è stato diffuso sui social un video ripreso anche da diversi siti di informazione locale che incastrerebbe i responsabili della strage. Nelle immagini, la cui veridicità è stata confermata dal ministro dell'Interno, si vedono due agenti chiudere le uscite al momento dello scoppio dell'incendio nella struttura. I secondini sono tutti dipendenti dell'Istituto Nazionale delle Migrazioni della città che si trova a pochi chilometri di distanza da El Paso, in Texas. E le immagini e le riprese stanno facendo il giro del mondo e stanno scatenando una pesante indignazione, pesanti accuse di negligenza a carico delle autorità messicane. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News, domani sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.